Allora, beh, intanto grazie all'assessore, grazie a Patrizia con la quale sempre poi comunque mi confronto con Altenerba sicuramente, se no non potrei neanche immaginare da sola. E quest'anno abbiamo, giustamente, no, come diceva Luca, a volte bisogna spingere anche quando sembra che le cose possano non fiorire, ma bisogna invece sempre aggiungere, dare sempre più valore. Infatti, anche l'anno scorso abbiamo avuto un grandissimo riscontro per quanto riguarda la danza, una cosa che ci ha reso veramente tutti molto felici. E quindi quest'anno ancora di più abbiamo voluto un po' alzare il tiro. E apre infatti uno spettacolo bellissimo che è fatto dalla compagnia di Michele Merola. Michele Merola è un danzatore che ha lavorato nelle grandi compagnie italiane, Ater Balletto, Balletto di Toscana, che poi ha creato un suo percorso con questa compagnia e presenta due titoli. Buongiorno. Insieme a un altro giovane coreografo che è Emanuele Soavi, che anche lui fa dei lavori molto belli, presentano due titoli molto accattivanti. Uno è Bolero, ovviamente per chi un po' è appassionato di danza, a parte la celebre ovviamente partitura di Ravel, ma si collega immediatamente con quel Bolero meraviglioso che fece Béjart, penso 40 anni fa ormai purtroppo, e che è stato rifatto e riprodotto in tutto il mondo, ma lui, Michele Merola, ne dà una nuova versione e anche in maniera coraggiosa, secondo me, dopo che un grande ha affrontato così, è molto bello, molto accattivante, molto per il pubblico, che entusiasma il pubblico. E subito a seguire, nel secondo tempo, Carmen. Anche qui, celebre partitura di Bizet, una rilettura anche questa di Emanuele Soavi, molto bello. Quindi un'apertura serale, infatti, come diceva Luca, in auditorium alle 9, proprio perché è uno spettacolo che ha girato tantissimo, ha vinto anche parecchi premi a livello nazionale ed internazionale, ha avuto molti riconoscimenti. E quindi lo presentiamo proprio, come si dice in gergo televisivo, in prima serata. Poi segue il 23 dicembre un classico anche proprio per i bambini, Scheherazade, il balletto di Milano che lo interpreta con le coreografie di due giovanissimi peraltro e raccontano proprio queste notti arabe molto con le loro atmosfere, proprio com'è poi insomma, le mille e una notte proprio. E il Balletto di Milano è un'altra compagnia italiana che sta veramente girando il mondo e che ci fa molto onore, con un corpo di ballo e dei solisti bravissimi. Il linguaggio è quello proprio classico, barra neoclassico, perché diciamo non è proprio balletto di repertorio, ma è classico. Quindi il linguaggio è quello che arriva sempre con grande semplicità ma anche con grande effetto sul pubblico. Il terzo spettacolo invece abbiamo un po' osato, diciamo, con il balletto del Teatro di Torino, nel senso che il balletto del Teatro di Torino presenta, cioè fa ricerca, quindi uno spettacolo di danza contemporanea, però di altissimo livello. Con un titolo che a me personalmente poi mi genera bellissimi ricordi, che è Il corpo sussurrando, ed è un trittico con le coreografie di questi giovani coreografi, anche non italiani. L'unica italiana è Viola Scaglione, ma gli altri sono uno di origine araba, l'altro di origine. Cioè, no, di origine, sono arabi e cinesi, quindi proprio una, come dire, multietnicità e anche della danza e del modo di fare coreografia. Vorrei ricordare brevemente, scusatemi ma non riesco a non dirlo, che le più grandi compagnie oggi esistenti al mondo sono i Batsheva, che sono ovviamente veramente un tipo di danza straordinaria, il Nederland con grandi coreografi,
sempre di origine israeliana, araba, perché ovviamente hanno un modo di raccontare che si porta dietro tutto quello che stanno vivendo. Quindi è molto bello che questa compagnia metta in repertorio questi due coreografi con questi linguaggi nuovi e straordinari, veramente. Quindi secondo me da vedere. Concludiamo il 3 di marzo con la solita, ma non solita in termine dispregiativo, ma con la nostra solita proposta di un gruppo in erba invece, dopo tre grandi compagnie, il Balletto di Verona, di Everardo e di Eriberto Everardi, ha un nome questo maestro coreografo che sembra uno scioglilingua, Eriberto Everardi e della moglie Guz Mangec, bravissimi, che hanno una bellissima realtà in Verona, e formano ragazzi che vanno poi nelle grandissime compagnie internazionali e che ci presentano il balletto di repertorio, quindi Paquita, coreografie di Petipa, quindi lui proprio, e invece un secondo tempo in cui c'è con le loro coreografie Masquerade, molto carino, in puro stile neoclassico. Ce n'è per tutti i gusti, dalla danza contemporanea di alto livello alla danza classica, alla danza neoclassica, al balletto di repertorio, il balletto neoclassico, e siamo molto contenti di questa proposta e speriamo di poter bissare anche come pubblico rispetto ai numeri dell'anno scorso che ci hanno tanto confortato e data la spinta per andare avanti. Grazie.